oggi video ask, vi rispondo a tutte le domande che mi avete lasciato sul video scorso, sul video del vlog. E quindi iniziamo subito. In realtà le domande non sono tantissime, immaginavo molte più domande. Quando ho fatto 10.000 erano molte di più, quindi mi sto spaventando, ho detto oddio, ma come mai? Vabbè, comunque pazienza. Iniziamo subito e iniziamo con Chiara. Chiara mi domanda: quanti anni hai, che liceo facevi e qual era la tua materia preferita? Io ho 23 anni, facevo il tecnico aziendale, questo l'ho già detto nei vecchi video ask, e la mia materia preferita era sicuramente diritto, mi piaceva tantissimo. Fede mi domanda: io sono del sud, sei venuta qualche volta da queste parti? Se sì, dove? Io sono andata a Palermo soltanto come tappa della crociera e tra l'altro quel giorno ci eravamo svegliati tardissimo io e Simo, quindi alla fine siamo scesi per prendere una granita velocemente al porto e poi siamo risaliti perché stavamo partendo. Mi è dispiaciuto moltissimo perché l'avrei voluta visitare molto di più e quindi quella è stata l'unica volta che sono andata al sud ed effettivamente non si può dire che ho visitato molto perché ho visitato il porto e basta, neanche il baretto, e mi dispiace tanto. Infatti io e Simone parliamo spesso che una vacanza al sud sarebbe da fare, infatti sarà una delle prossime nostre vacanze. Sofia mi domanda: da dove è partita la tua idea di aprire un canale? In realtà ho già risposto a questa domanda, però visto che poi lei scrive se ci hai già risposto a questa domanda, dimmelo che te ne faccio un'altra, grazie, sei stupenda, mi saluti, un bacio. Ti saluto comunque, un bacio grande. Ho già risposto all'ask scorso, forse sì, il primo che ho fatto. In realtà io ne ho fatto uno, poi l'altro era la Imani. Vabbè, comunque grazie a Simo, io in realtà erano da tantissimi anni che volevo aprire il canale. Lia mi domanda: per caso hai intenzione di fare dei tutorial delle tecniche basi del trucco? E poi mi chiede se la posso salutare. Certo, ti saluto Lia, un bacio. E in realtà io adesso, vabbè, con l'estate, col fatto che faceva caldo e io ero molto più abbronzata, quindi non avevo il giusto fondotinta, di solito non mi sono truccata e anche adesso non ho la base trucco. Da quando inizia il freddo in realtà poi inizio a mettermi anche il fondotinta, quindi magari nei prossimi video vi farò vedere come mi trucco, però non è niente di particolare, però se vi interessa lo faccio volentieri. Io, te e noi mi domanda: hai mai pensato di cambiare look ai tuoi capelli? Magari un taglio particolare o cambiare colore, tipo schiarire le lunghezze? In realtà sono idee molto sì, sai, magari mi potrei fare questo taglio molto più corto, però non avrei mai coraggio, adesso almeno, perché mi piacciono lunghi i capelli. E quindi poi li ho fatti crescere con tantissime difficoltà, quindi no, per adesso me li tengo lunghi, però ogni tanto sì, c'è il pensiero: ah, magari mi faccio così. Schiarire le lunghezze sicuramente no, perché si rovinerebbero troppo, quindi questo non lo farei, però magari un taglio più corto, cose un po' più pazze, cioè, poi più pazze non sono, però un po' più corto, magari, ecco, sì, ci penso così, in modo generico. Volevo farti due domande particolari. Credi negli UFO? Hai mai avuto esperienze paranormali? Allora, io credo che ci sia qualcosa in questo universo, che non siamo soli, però non credo agli UFO come si vedono nei film o nei cartoni. E nello stesso tempo, però, non ho mai avuto esperienze paranormali e mi farebbe anche un po' paura l'idea. La Fra mi domanda: hai la patente? Sì, ho la patente e non guido mai, però. Ho preso la patente quando avevo 18 anni e quindi ormai sono 5 anni e purtroppo l'ho lasciata un po' così nel portafoglio e lo uso come documento di identità e mi dispiace perché vorrei imparare a guidare molto meglio e chi lo sa, magari farò dei video su questo. Ditemi se vi interessa, nel caso vi spiego perché non guido e magari insieme possiamo farcela, mi date forza per guidare. E ho paura, non so come mai, però prima o poi la sconfiggerò questa paura. Erika mi domanda: il tuo modello di scarpe preferito in inverno? Cos'è scattato in te per prendere la decisione di aprire un canale YouTube? Allora, il mio modello preferito di scarpe in inverno è sicuramente lo stivaletto e lo adoro. Lo stivaletto stringato mi piace da matti, lo trovo ideale per l'inverno e infatti ne ho due paia che uso sempre, sì, tutti i giorni sono, infatti c'è un paio di bata che continuo a rompere, si scolla la suola e ogni volta vado dal calzolaio, che ormai
non ce la fa più, ogni volta dice ma di nuovo, ma non è che, anche ieri l'ho portato e mi ha detto ma non è che te lo sfili male e tiri, no no non tiro niente davvero, no ci sto attenta, quindi continua a rompersi sta scarpa e ogni volta cerco di aggiustarla, la giusto e la uso tantissimo. Cosa mi è scattato? Mi è scattato il fatto di mettermi in gioco, sì, sicuramente quello, io sono una persona timida, mi imbarazzo facilmente. Ho detto, ma possiamo provarci, dai. E quindi ci ho provato. Quando metto gel d'aloe o ai semi di lino in congelatore, possono perdere le loro proprietà? Dipende quanto stanno in congelatore. Però in linea di massima, magari un pochino sì, ma in realtà poi nei capelli vengono perfetti ugualmente. Quindi io direi di no. Poi dipende quanto li fai tenere, se li fai marcire in congelatore oppure no. È un ottimo modo per conservarli. Miranda mi chiede, a che età il primo bacio? A 13-14 anni mi sembra. Come vi siete conosciuti con Simone? Ma che lavoro fa che sta sempre fuori? In realtà non sta sempre fuori. Se vi dico in un vlog che è fuori, ok, sta fuori. Però in realtà spesso è in casa, però non si vuol far vedere. E come lavoro fa l'agente di commercio? E io e lui ci siamo conosciuti, vabbè, siamo dello stesso quartiere, io l'ho conosciuto tramite amici e poi gli ho scritto, quindi sono io che ho fatto la prima mossa. Vero mi chiede, stai ancora facendo la scuola per parrucchiera? No, perché non ho mai fatto la scuola per parrucchiera, sto facendo naturopatia. Farai mai dei video col tuo ragazzo oppure lui preferisce non apparire su YouTube? In realtà io ogni tanto glielo chiedo, però lui non vuole. Magari pian pianino lo convinciamo. A proposito, aiutatemi anche voi. Commentate se volete Simone i miei video. Queste erano più o meno tutte le domande. Se non ho risposto ad alcune domande è perché avevo già risposto nei video vecchi, nei vecchi video ask. Quindi se non li avete mai visti, vi consiglio di vederli. Vi lascio qua il pallino della i. Qua, proprio qua, eccolo. E qui ci sono tutti i vecchi video ask. Sono due, uno per capelli, forse, non mi ricordo come l'avevo diviso, sì. E l'altro invece generale su che lavoro faccio, cosa studio, eccetera, eccetera. Quindi guardatelo se non l'avete mai visto. E perché sono ancora quelle le risposte, non è cambiato nulla. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero di avervi tenuto compagnia. Mettetemi un bel mi piace se vi piacciono gli ask, se ne volete altri. E se avete altre domande, magari scrivetemele qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video come al solito. Ciao! È tutto aperto, lui aveva preso un telo apposta e vabbè, si è tolto il telo, quindi è lì a prendere tutta l'acqua. Speriamo che non si rovini. Tutti i vasi per terra.